Hai ragione, Dibo! Quest'albero di Natale non ha le luci colorate accese e le luci sono una delle mie cose preferite del giorno di Natale! Sì, ma sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao a tutti! Sono Barry, il pupazzo di neve! Allora, Blippi, tu sai qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Non ne sono sicuro! Mi domando, qual è la cosa più bella del giorno di Natale? Oh, hai un biglietto! Oh, guarda e vedi che cos'è! Il biglietto dice: se il vero significato del giorno di Natale vuoi imparare, degli indizi devi trovare. Su, comincia l'avventura, non esitare! È un'avventura con indizi che ci guidano a moltissimi altri indizi! C'è una freccia che indica per di là. Oh no! Questo cancello è chiuso. Forse vi posso aiutare io. Bravo, Barry! Oh, guardate! I bastoncini portano sulla collina. Ehi, Blippi, lassù! C'è un biglietto sull'ultimo bastoncino. Giù per la fune devi scivolare, se all'altro indizio vuoi arrivare. Oh, oh, oh! Eccola lì! Ma non c'è niente a cui aggrapparsi. Come si fa ad attraversare? Vogliamo provare di nuovo col mio naso? Io posso aiutarvi! Ciao, sono Candy! Conosco un modo veloce per attraversare! Tenetevi molto forte! Grazie, Candy! Guardate! Cosa faccio adesso, ti sarai chiesto? Per il prossimo indizio nel bosco devi andare lesto! Lì c'è un sentiero nel bosco! Seguiamolo! E adesso da che parte andiamo? Io dico da quella parte! No, è da questa parte! Ne sono sicura! Ciao, ciao! Io sono Holly e sono il vostro agrifoglio portafortuna! Vi posso condurre fuori dal bosco! Seguitemi! Grazie, Holly! È lo stesso albero di Natale, Dibo! Oh, guardate! C'è un indizio! Perché il tuo Natale sia meraviglioso, devi cercare un indizio sotto un cappello vistoso! Ma è il tuo cappello, Barry! Tu hai pianificato tutta questa strana caccia al tesoro natalizia! Sì, sono stato io! Ho ideato io questo piano per poter riunire tutti! Perché questa è la cosa più bella del Natale! Oh, il tuo ultimo indizio! Affinché sia davvero Natale, metti questo puntale sull'albero più alto della città e tutto sarà speciale! Questo è l'albero più alto! Ma come faremo a mettere la stella lassù? Aspettate, ho un'idea! Tutti insieme possiamo formare una scala! Siete stati fantastici! E ho la risposta alla mia domanda. La cosa più bella del giorno di Natale è passarlo tutti insieme con gli amici e la famiglia! Carica la risposta, Dibo! E buon Natale! Buon Natale! Buone feste a tutti voi! Che bella! Quell'ape sembra molto indaffarata. E anche quell'altra. E anche quella laggiù. Sono tutte indaffarate. Beh, tranne quella là. Quelle api sono impegnate a fare il miele. Mi domando, come fanno le api a fare il miele? Sì, potremmo entrare in quell'alveare. Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora
dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli. Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs. La lingua dell'ape è nel fiore. Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafiori, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare. Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo! E poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì! È dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'abitudine! Bello! Sì, Tubbs! Ora ho la risposta alla mia domanda! Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Insalata! Oh, grazie, Tubbs! Non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti! Credo che uno spazzolino aiuterebbe! Mi domando, come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Che idea geniale! Possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! E ora andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! È ora di farsi piccoli e entrare in una bocca! Miniaturizzazione! Siamo all'interno della bocca! Hai ragione, Tubbs! Ci serve un modo per pulire questi denti! Uno spazzolino aiuterebbe? Ciao, sono Lino Spazzolino! E tu chi sei? Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs! Voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti! Bene, direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto! Saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene! Sì, ci sto! Ehi, Lino Spazzolino, è dentifricio quello sulle setole? Sì, signore! Aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo! Allora, vi mostro come si procede. Iniziamo prima con il lato frontale. Facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente. Bene, qui abbiamo finito. Ora passiamo al lato interno. Ci giriamo, ci ribaltiamo. Cerchi piccoli piccoli intorno al dente. Sì, bene! Facciamo altri cerchi! Cerchi, cerchi, cerchi! Questi denti sono i molari. I masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro. È vero, Tubbs. Lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata. Evviva! Credo di avere la risposta alla mia domanda. Come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo, con tanti piccoli movimenti circolari. Così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti. Carica la risposta, Tubbs. Spero di esservi stato di aiuto. Spazzolate i denti 2 volte al giorno per 2 minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti. Lo faremo! Grazie per averci fatto vedere come si fa!
Ciao, ciao! Oh, è piuttosto alta quella montagna. Sono sicuro che ci sono montagne ben più alte, Tubbs. Mi domando, qual è la montagna più alta del mondo? Idea geniale, Tubbs! Andremo sull'Himalaya e lo scopriremo! Mi serviranno delle ali e il braccio escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire qual è la montagna più alta del mondo! Yuhu! Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs. Stiamo cercando la montagna più alta. La sto scalando proprio ora! Ciao, io sono Betty la Yeti. Yeti! Sto giusto andando su in cima. È lì che c'è la neve migliore. Non c'è niente di peggio della neve vecchia. Posso venire anch'io? Voglio vedere com'è stare sulla vetta della montagna più alta del mondo. Sì, certo! Ma preparati! Questa montagna è super alta! Ghiaccio! Siamo tanto in alto e quassù fa molto più freddo! Grazie, Tubbs! Adoro la cioccolata calda! Oh! Balanga! Oh! Presa! Ci è mancato poco! Ehi! Siamo sulla vetta! Sì, ce l'abbiamo fatta! Oh, oh, oh! È molto ventoso quassù! E ora vi ho presi io! Allora, qual è il nome di questa montagna? È Komolagma! Oh, voi lo chiamate Monte Everest! Ah, hai ragione, Tubbs! Ho la risposta alla mia domanda! Qual è la montagna più alta del mondo? È il Monte Everest, che misura 8.849 metri di altezza! Carica la risposta, Tubbs! E la neve quassù è deliziosa! Oh. Scusate, fruttini alla neve! Buona merenda nevosa! Ciao, Betty la Yeti! Ciao, Blippi! Io adoro stare in spiaggia! Guarda! Un pesce volante! Mi domando, cosa c'è in fondo all'oceano? Idea geniale, Tubbs! Possiamo andare in fondo all'oceano e scoprirlo! Mi servono zampe d'anatra e anche un'elica! Zampe d'anatra, elica, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Oh! C'è tutto un altro mondo qui sul fondale! È una specie di foresta sottomarina! Sì, esatto! Questa è una foresta! Benvenuti dalle mie parti! Io sono Jerry, Jerry la Medusa! Ciao! Io sono Blippi e lui è Tubbs. Siamo qui per vedere cosa c'è nell'oceano. Oh, c'è molto! L'oceano è pieno di sorprese! Ve le mostrerò! Stavo andando a trovare degli amici, ma posso farvi fare un tour! Oh, ci sto! Grazie, Jerry! Prima fermata, la foresta di alghe! Queste alghe possono crescere fino a 45 metri! Oh, sono davvero alte! Oh, sì, ma a volte la corrente dell'acqua trascina le alghe con sé! Allarme alghe! Allarme alghe! Oh, no! Questo non succede mai! Idea geniale, Tubbs! Usiamo le pale della nostra elica! Oh cielo, per fortuna è risolto! Ora andiamo avanti! Oh, quel pesce è blu e ha un naso molto lungo! È un marlin blu,
Usa il suo naso per trovare e catturare il cibo. È anche molto veloce. Gira tutto, gira tutto, gira tutto! Oh no, anche questo non succede mai. Sì, Tubbs, è veramente buio qui. Ma dove siamo? Jerry! Jerry! Blippi, sei finito lì dentro? Oh no, aspetta! Ho spaventato la balena grigia e lei vi ha soffiato dal suo sfiatatoio. Questo non succede mai. Grazie per averci fatto uscire da lì, Jerry. Oh, sei tutto luminoso. Te l'avevo detto che l'oceano è pieno di sorprese, ricordi? Ehi, guarda, sono i tuoi amici. Ciao ragazzi, mi avete trovato. E io ho trovato la risposta alla mia domanda. Cosa c'è in fondo all'oceano? Ci sono foreste di alghe, marlin blu, balene enormi e meduse che si illuminano. Carica la risposta, Tubbs. E siamo solo alla prima avventura. Nella seconda ci saranno un polpo e uno squalo e una tartaruga marina e un tonno. Ciao, e... Jerry! Oh, e ci saranno una lontra e un cavalluccio marino e... Guarda che bel fiocco di neve! Sono d'accordo, Dibo. I fiocchi di neve sono molto belli. Mi domando, come è fatto un fiocco di neve? Hai ragione, Dibo. Possiamo andare su una nuvola e scoprirlo. Mi servono il braccio acchiappatutto e le ali. Braccio acchiappatutto, ali, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come è fatto un fiocco di neve! Siamo molto in alto e fa veramente molto freddo qui! Oh, che bella aria fresca! Sono unica! Benvenuto nella mia nuvola! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Sembra che tu ti stia allenando duramente! Hai ragione! Sono una piccola particella! Presto sarà un grande fiocco di neve! Mi passi una nuvola di vapore acqueo? L'acqua nella nuvola si congela su di me e mi crescono molti altri cristalli! Un fiocco di neve può contenere fino a 100 cristalli di ghiaccio! Tutti quei cristalli di ghiaccio ti hanno resa molto, molto forte, Unica! Ecco. Va a prenderlo, Dibo! Ora che peso abbastanza, posso cadere verso il suolo! Seguimi! Evviva! Ogni volta che il vapore acqueo ti si attacca addosso e si formano cristalli di ghiaccio, diventi ancora più grande e più spettacolare! Grazie! Tu hai 6 punte come gli altri fiocchi di neve, però il tuo disegno è diverso da tutti gli altri, vero? Esatto, nessun fiocco di neve è uguale. Ciò vuol dire che nessuno è come me. Ecco perché mi chiamo Unica! Un pupazzo di neve! Perfetto! Atterrerò lì con il resto della mia squadra. Ci siamo quasi! Atterraggio riuscito! Molto bene, Unica! E io ho la risposta alla mia domanda. Come è fatto un fiocco di neve? Inizia come una particella nell'aria e raccoglie cristalli di ghiaccio mentre diventa sempre più freddo, formando un fiocco di neve unico e diverso dagli altri. Carica la risposta, Dibo. Ciao ciao, Unica! Ciao, Blippi! Vedo la luna, le stelle e... quello è un pianeta! Oh, sì, Tubbs! Oh, c'è una vastissima area là fuori nello spazio con i pianeti e il Sole! Si chiama Sistema Solare! Mi domando, quali pianeti ci sono nel Sistema Solare? Idea geniale, Tubbs! Possiamo andare a indagare nello spazio! Mi servirà un motore a razzo! Motore a razzo confermato. Attivare la stazione di Blippi!
Ora è il momento di farci grandi come un pianeta. Espansione! Bene, Tabs, siamo nello spazio! C'è una meteorite! Ciao, io sono Blippi! Benvenuto nello spazio! Io sono Mary, la meteorite! Sono qui per scoprire tutti i pianeti del nostro sistema solare! Molto bene! Ci sono 8 pianeti nel nostro sistema! Siete pronti a conoscerli? I più vicini al Sole ardente sono i due pianeti più piccoli e più caldi, Mercurio e Venere! Si è cotto troppo! Dovremmo andare! Il terzo pianeta è la vostra casa, la Terra! Ciao, mamma! E poi c'è Marte, il pianeta rosso! Marte è rosso perché è ricoperto di ossido di ferro! Sì, ma è un po' troppo polveroso! Andiamo! Il prossimo è il gigante Giove, più grande di tutti i pianeti messi insieme! A me non fa paura! Wow! Però è meglio se andiamo! Di sicuro adesso siamo molto lontani dal Sole! Vi presento Saturno e i suoi anelli! Oh, sono davvero tanto belli! Ci possiamo avvicinare? Sì, certo! Wow! Sì! Aspetta, non abbiamo ancora finito! A sinistra c'è Urano! A miliardi di chilometri dal Sole, freddino! Un applauso per il più lontano, il più ventoso, il più freddo dei pianeti, Nettuno! Blippi! Wow! Ho la risposta alla mia domanda! Quali sono i pianeti del nostro sistema solare? Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Carica la risposta, Tabs! Grazie per la visita guidata! Molto astrodivertente! Ciao, Blippi! Sei pronto per la pioggia? Una bella pioggia di meteoriti! Ciao, Mary la meteorite! Cosa c'è di meglio di un delizioso pezzo di frutta? Hai ragione, Dibo! Anche le verdure sono deliziose! Mi domando, quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Suggerimento super! Faremo una visita in quell'orto per capirlo! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Blippi e Dibo scoprono il cibo! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Eccoci qua! Siamo in un orto di quartiere dove crescono diversi tipi di frutta e anche di verdura. Guarda, laggiù c'è qualcuno! Fatevi avanti! Siete i prossimi concorrenti del gioco a quiz presentato da me, Smilzo il cetriolo! Frutta o verdura! Ci dite i vostri nomi? Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Ora, Blippi e Dibo, un ripasso veloce prima di iniziare. Tutti i frutti hanno un nocciolo o dei semi e crescono su una pianta con dei fiori. I frutti hanno noccioli o semi e sempre fiori, capito? Ah, e invece le verdure sono diverse, hanno radici e foglie. Capito anche questo? Fantastico, e allora giochiamo! Dimmi, Blippi, questa carota è un frutto o... Questa carota è una verdura, perché è una radice e ha anche le foglie! Esatto! Procediamo con la seconda domanda, Blippi. Allora dimmi, questo pomodoro è un frutto o è invece una verdura? Questa è difficile. Allora, il pomodoro cresce su una pianta, però ha anche i semi. Provo... a indovinare, è una verdura? Oh, che peccato! Il pomodoro è un frutto! Ora, la tua ultima domanda, Blippi. Sai dirmi se questa bella fragola è un frutto oppure una verdura?
La fragola è un frutto? Sì, la fragola è un frutto! E hai dato 2 risposte corrette! Quindi questo trofeo è tutto tuo! Grazie, Smilzo il cetriolo! E ora ho anche la risposta alla mia domanda. Quale differenza c'è tra la frutta e la verdura? Le verdure hanno radici e foglie. E i frutti hanno fiori e un nocciolo o semi. Carica la risposta, Dibo! Ciao, Smilzo il cetriolo! Ciao e congratulazioni, Blippi! Questo è il nostro gioco! Io sono Smilzo il cetriolo e, a proposito, sono un frutto! Alla prossima, con un ospite speciale, Madame Mango su frutta o verdura! Adoro il cioccolato! Solo un po' una volta ogni tanto. Lo adori anche tu, Dibo? Hai ragione! I cani non possono mangiare il cioccolato! Fa male al loro stomaco! Mi domando, come si fanno le tavolette di cioccolato? Idea geniale! Possiamo andare in quella fabbrica di cioccolato e scoprirlo subito! Mi serviranno ali, Hovercraft e un motore a propulsione! Ali, Hovercraft, motore a propulsione, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Entriamo nella fabbrica a fare delle tavolette di cioccolato! Ehi là! Non siete fave di cacao? Ne ho bisogno per iniziare a fare le tavolette! Direi di no! Io sono Blippi e lui è Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Sono Etta, la tavoletta di cioccolato! Benvenuti nella mia fabbrica di cioccolato! Grazie, Etta! Vorrei vedere come sono fatte le tavolette di cioccolato! Possiamo venire con te? Cioccolatamente! Tutto inizia con le fave di cacao, che provengono dalle piante! E come fanno a diventare delle tavolette di cioccolato? Le fave di cacao fanno un piccolo viaggio! Prima tappa, un bel bagno! Poi vengono arrostite e tostate, per poi essere trasformate in una polvere molto molto fina. La polvere di cacao viene poi mescolata con zucchero e latte e diventa dolce e saporita. Andiamo, Dibo! È ora di sciare! Oh? No, ma sarà divertente! Una Dibo tavoletta di cioccolato! Dopo il cioccolato si raffredda in forma di tavolette, le avvolgiamo e sono pronte! Da-da! Oh, voi due siete identiche e io ho la risposta alla mia domanda! Come si fanno le tavolette di cioccolato? Le fave di cacao vengono lavate, tostate, polverizzate, mescolate con latte e zucchero e poi il tutto raffreddato in una tavoletta di cioccolato! Carica la risposta, Dibo! Etta, grazie per questa dolcissima gita! Quando vuoi! Ciao, Blippi! Ciao, ciao!